Vengo da te, dico, ho scoperto una truffa, l'ho scoperta grande, ma grande che ci riguarda tutti. Tu come pubblico ufficiale hai il dovere di andare a indagare. Giusto? Soprattutto la devo identificare. Eccomi. La persona davanti. Eccomi, mi identifico con tutto, ti dico dove abito, ti dico quanti figli ho, ti dico tutto. Tanto c'è, è pubblica la cosa. Pure le iene sono venute sotto casa mia, quindi lo sanno anche loro. Pensa, l'identificazione avviene in due modi. Sì. O per mezzo di un documento, riconosciuto ovviamente dallo stato in cui viviamo, in questo caso in Italia. Sì, la carta d'identità, la... o sì, tramite sì. Questo. O tramite il fotosegnalamento. No, anche questo, tu come pubblico ufficiale questo, potresti no, anche passare. Io non so chi c'ho. Ma io ce l'ho il documento però. È un documento riconosciuto? Sì. Le parlo, insomma. Siamo entrati qui giovedì scorso, l'abbiamo posato sopra l'ingresso. Perfetto. Nessuno ci ha detto che non è valido, anche perché per dire che non è valido dovresti confutare tutto quello che c'è dietro a questo documento. Quindi in realtà tu fai il tuo lavoro e sei giustamente negli schemi del tuo lavoro. Ma se io ti dico che dietro a quel documento c'è tutta una documentazione legale e soprattutto legittima, è in forza di legge. In forza di legge quale? Legge internazionale. Sì, quella sì. Che benissimo, quale legge internazionale? Intanto un CC, Uniform CC, Commercial Code. E tu dici mica l'ordinamento. Lei ha un documento di identità che viene rilasciato da dalla nazione autodeterminata. La nazione autodeterminata è riconosciuta dallo Stato italiano? Non può lo Stato italiano riconoscere la nazione. Essendo dall'interno della SEC. Non può riconoscere lo Stato italiano. Un po' diverso. È un po' parecchio. Il problema è che questa vostra impostazione va a contrastare insomma l'ordinamento giuridico vigente. No, articolo 10 della Costituzione. Articolo 10 della Costituzione. Sì. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle leggi internazionali generalmente riconosciute, quindi è l'ordinamento giuridico che si conforma a UCC, non il contrario. Perfetto. Il sottostà. Sì. Però deve essere ratificata. È tu ratificata un miliardo di volte. La legge italiana deve essere ratificata questa cosa. Non lo so, glielo sto chiedendo. Insomma. La legge italiana non può ratificarlo perché noi stiamo dicendo che è un'azienda privata, cioè capisci che c'è un conflitto sì. Di interesse, leggermente è lì che la finanza dovrebbe andare a cercare. Perfetto. Quindi lei comunque prima lamentava il fatto che non è stata in qualche modo presa in considerazione la denuncia, le sposte, quello che ha presentato. Non sono state prese in considerazione qualcosa come migliaia di PEC. No, però la PEC è una notifica. No, la PEC è un mezzo per certificare che quella cosa sia stata segnata. Esatto. Non è una denuncia. No, è una notifica, ho detto, non una denuncia. Ma non può essere parificata. La denuncia è stata fatta con un affidavit. Un affidavit. In Italia potrebbe essere l'atto notorio. L'atto notorio. Con un atto notorio autografato da 600 uomini vivi. È stata inviata il 13 luglio del 2021, dando il tempo di rispondere, quindi io ti accuso. Sei inviata? 65.000 pezzi. Sì, Presidente della Repubblica, okay. I quattro capi di Stato Maggiore, le procure, tutte. Tutte. Nessuna risposta vuol dire silenzio e assenso, nella loro legge silenzio e assenso. Quindi il 15 di ottobre. La PEC è stata. Nella PEC cosa c'era? Una richiesta formale? Che cosa. C'era un atto notorio nella tua legge, nella comprensione, c'è un atto notorio firmato da pubblici ufficiali. Sì. Chi era il pubblico ufficiale che l'ha firmato? Ecco tu, siamo tutti pubblici. Siamo tutti pubblici ufficiali. Esatto. Okay. Della nazione. Tutti pubblici notari. O notari, mi piace di più. Perché siamo in legge superiore. La legge naturale, che è nella piramide delle fonti delle leggi, sopra qualsiasi legge dell'uomo. Stiamo esercitando quello che potrebbe essere chiamato diritto divino? Sì. Sì, però è una cosa, non è naturale, è superiore. La legge naturale è divina. Non per diversare. Non l'abbiamo mica fatta noi, quindi è divina in questo senso. Ok. È immutabile. Ecco perché è superiore a tutte le leggi, è immutabile, mentre l'ordinamento giuridico s'assesta un po' le cose come gli fa comodo, diciamocelo. Non che tutte le leggi siano. L'ordinamento giuridico si assesta come fa comodo. Come no? In
in automatico lo fa? No, intenzionalmente proprio. Intenzionalmente proprio. Chi lo decide però? Lo decide comunque, chiaramente il giudice italiano, lo decide chi va in Parlamento, ovvero chi viene eletto, non so, voi immagino votate, giusto? No, assolutamente no. Voi non esercitate il diritto di voto? Non è un diritto, è un privilegio. È un privilegio. È un privilegio. Come un privilegio il lavoro. È un privilegio il lavoro, non è un diritto. Dice l'articolo 1, dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Allora perché ce l'hanno levato durante questi 3 anni il lavoro? Perché non hanno fatto lavorare la gente? Non era un diritto, era un privilegio. Non è una costituzione. Avete perso il lavoro durante la pandemia? Ma alcuni di noi sì, alcuni hanno continuato a fare quello che facevano prima. Posso dirti di cosa vi occupavate? Beh, ci sono militari. Ci sono sanitari, ci sono della scuola, ci sono di tutti i tipi di. C'è tutto il popolo. Militare, insomma, ho perso lavoro perché. Non si è fatto il vaccino. Il sanitario? Uguale. L'altro del settore insegnante, quindi anche. Uguale. Chi non si è sottoposto a vaccinazione. Diciamo da lì è nato il fatto comunque che si conosceva prima. È emersa la schiavitù. La conoscenza di questo aspetto è in ritardo. È in ritardo. È realizzato da questo gruppo di lavoratori che erano avvocati internazionali della preesistente, parliamo di 2011 addirittura. I primi documenti, il final report, adesso non ricordo di preciso quando è arrivato. Nel 2011, il final paradigm report, dove c'è tutta la spiegazione della denuncia. È tutto ritardo. Poi sai, osservavi che le PEC, è vero, posso comprendere perché magari ne arrivano talmente tante. Sì, ma l'hanno trovata, hai visto? No, ma non mi riferivo a quello, a quelle che sono giunte in questi anni, no? Per carità. Però non c'è George Soros che non può sentire in realtà, perché se uno incomincia a leggere... No, però c'è un motivo che poi mi spiego. Seguo dopo, almeno tecnicamente per il futuro, quando intendete fare queste iniziative dovete essere più precisi possibile. Segnalate proprio che manifestazione, riunione, come la volete chiamare. Popolo in presenza io sono. Okay. Serve una data, un orario di inizio, una data di fine, chi è il promotore, ma quello ho visto che già lo avete visto. È la nazione. Però serve un nominativo con cui noi possiamo prendere contatti per i dettagli, ma è stato già fatto solo per quello, insomma. In questo momento ci stiamo interfacciando con voi, quindi comunque sì, sappiamo certo. Voi. Certo, sì, ma è perché la necessità di non poter certo vociferare tutti insieme, non avreste modo neanche di approfondire argomenti delicati e profondi che noi siamo. Poi diciamo noi come polizia non entriamo mai nel merito della questione perché chiaramente siamo due enti diversi. Certo. In questo caso ci occupiamo dell'ordine pubblico, c'è la parte di esterno. Certo, ma nel momento in cui c'è una pacificità del cuore, penso che voi come uomini siate. Quello l'abbiamo capito subito, come vedi, infatti il personale questo, tranquillo. È una cosa a cui tengo, dico sempre, per aver fatto 15 anni con onore, stelletti addosso, è questo. Perché la consapevolezza è fondamentale, perché però non l'hanno ricevuta. Ho 2 o 4 figli, no, quindi ovviamente c'erano spesso maschi come è successo, e ho chiesto alle mie figlie, voi cosa pensereste vostro padre dopo quello che sa, se stesse zitto rispetto a un'ipotesi, no, di continuare a vivere la guerra come modo di relazionarci tra noi, guerra interiore, facciamo male a noi stessi, e guerra come sistemazione, quindi vuol dire che io mi vedo qual è, siccome ti vedo così incomincio a pensare, non esiste, no, e non dovrebbe esistere a nessun livello. E quindi quando mi vengo da dire che questa ipotesi dovrebbe poi evitare la possibilità di avere entità finanziarie, ma di cosa stiamo parlando? Quando percentuali immense vengono spese in armamenti nucleari, in armamenti di ogni tipo, alcuni non li voglio neanche nominare perché purtroppo io ero vicinissimo a questi siti, li ho visitati da ufficiale, capite? Quindi so di che parlo e io non lo posso concepire, proprio come uomo, mi farei schifo, mi guarderei nemmeno allo specchio, guardate. Questo voglio dire, eppure come voi sono partito con la valigia di cartone, appena laureato in economia e commercio, ho vinto l'ufficiale commissario e ho fatto quello che tutti noi e voi state facendo. Quindi nel momento che mi sono d'accordo e mi hanno fatto firmare, ho fatto anche il comandante di battaglione del centesimo anniversario della Costituzione del Servizio Commissario dell'Esercito, ma del Presidente della Repubblica. Quindi praticamente ho fatto l'attenti a un presidente dell'azienda privata. Ma anche no, Talento.
Scusate, una domanda di sofferenza. Sì, una domanda, ma voi siete qua perché avete letto le nostre PEC o siete qua perché siete stati chiamati dal Ministero? Perché non ci viene segnalata una possibile ipotetica anche manifestazione esterna, la questura. Sì, ma la nostra richiesta, la nostra PEC o è venuto da qui? Dalla questura. Noi... È venuto dalla questura che non c'aveva la PEC, quindi è venuto da qui. Giusto? Chi il mandante? Il mandante era la PEC o qualcuno da qua dentro? No, la PEC non ce l'avevano, neanche la trovavano. No, la PEC l'hanno trovata e come? L'hanno trovata. A me personalmente interessava vedere che cosa avevate chiesto. Era quello. Quindi tramite PEC sapevate che stavamo. Abbiamo solo comunicato la giornata e abbiamo comunicato. E basta, non abbiamo chiesto il suolo pubblico perché siamo in terra italica. No, ma come l'ho spiegato prima, il caso di manifestazione non è ho capito. O è sì o è no. Se è no, ve lo facciamo sapere. Veniamo a cercare di esempio, non vi presentate perché non è autorizzato tutto qua. È questo il meccanismo delle. Ad esempio, c'è chiamato una piazza dove c'è un cantiere, ok? Con gru, quant'altro e così via. Beh, lo so che è per la sicurezza, eh. È chiaro che è per la sicurezza. È chiaro. Ma poi del resto loro non so, non siamo un gruppo di manifestanti, loro in realtà sono un gruppo di testimoni, notai. Esatto, pubblici ufficiali. E il fatto che poi siamo qua tutti insieme, come di dove ci vediamo al bar, no? Per dire. Sono d'accordo. E vengono da tutta Italia. Infatti ha toccato un argomento estremamente complesso, che è quello delle manifestazioni non autorizzate, con tanto di sentenze giuridiche e cose. Cioè cos'è che distingue una manifestazione dal resto, da tutto quello. Perché effettivamente vado allo stadio, prima di andare allo stadio mi raduno con altre 20 tifosi, che cos'è quella? Esatto. Come la considero quella lì? Come un po' questa, esatto. Una chiamata è un incontro del popolo in presenza, a testimonianza. Quindi, giuridicamente poi alla fine forse diverse sentenze dove è stato individuato il giudice. Se lei adesso sale sul palco e comincia a parlare alle persone o alle persone che passano e altra gente si avvicina, a quel punto tecnicamente diventa una manifestazione perché io attiro l'attenzione oltre che dei miei che ho portato anche degli altri. Allora c'è poco da fare. Come puoi dire adesso non so quanti saremo qui, ma non vola una mosca. Non esiste proprio. Nessuno parla. Ma non perché sono stati tacitati, cioè nel senso non è tutti che non possono parlare. È proprio perché per esercitare un diritto non c'è bisogno di urlare. Noi ci comprendiamo perché riusciamo a sentirci, riusciamo a guardarci negli occhi, riusciamo a trovare quel momento di contatto al di là di quelle che sono poi le opinioni, cioè al di là di quello che poi possono essere i presupposti. No? Le inquadrature che abbiamo o quello che è stato il nostro percorso, ripeto, condivido molto vista dall'altra parte, cioè so quali sono le dinamiche e per questo, proprio perché sappiamo che non c'è bisogno di fare cose che non servono, questo è il risultato. Stanno tutti a. Ma anche perché abbiamo una ragione. Dalla sbarra per dire, no? Proprio perché non vogliamo neanche dare l'idea che siamo lì per. Abbiamo fatto una convocazione. Tanto far sapere. Oltretutto c'è la convocazione ad udienza. Infatti ecco, noi siamo qui, quelli che sono, diciamo, che abbiamo così spontaneamente eletto come rappresentanza di questo, tutti gli altri non c'è bisogno che stanno qui. Stanno a testimoniare. La testimonianza è importante, non è urlare, bandiere, quant'altro, assolutamente. Anzi, noi non ce l'abbiamo proprio le bandiere. Dice, ma la nazione ce la deve avere le bandiere. Non l'abbiamo lasciata a casa, ecco. No, non ce l'abbiamo proprio.